Abbiamo scelto questo argomento perché ne abbiamo parlato durante le lezioni di economia aziendale, trattando il tema delle risorse umane. Ci siamo imbattuti nel tema della precarietà, in quanto tra poco noi ne inizieremo a far parte. Abbiamo discusso non solo con la professoressa di economia aziendale, ma anche con i professori di italiano e storia sull'argomento delle disuguaglianze tra generazioni. Io e la mia classe abbiamo sottoposto un questionario creato da noi alle classi più alte del nostro istituto per capire come vivano queste tematiche. Abbiamo intervistato inoltre una persona più anziana per capire la differenza tra la generazione di oggi e quelle precedenti. Inoltre abbiamo imparato a creare questionari, analizzare i dati e disegnare grafici. Quello che state per vedere è l'insieme delle nostre riflessioni e il pensiero di noi giovani che tra poco entreremo nel mondo del lavoro. Nascono nuovi tipi di lavoro in Italia. Interessante. Tu, amore di mamma, cosa vuoi diventare da grande? Cosa vuoi diventare da grande? Cosa vuoi diventare da grande? Si dice che i giovani non hanno voglia di lavorare. Ma è davvero così? Sappiamo che in Italia la classe di maggioranza è quella degli anziani e che le imprese disincentivano il lavoro dei giovani con paghe misere e veramente tanta instabilità. Lo Stato sta cercando di provvedere a questo, a questa mancanza, incentivando i giovani che lavorano all'estero con regimi agevolati in caso dovessero tornare. Ma secondo voi questo basta? Ma dai, Vezzi, i giovani non hanno voglia. Sì, ok, i giovani non hanno voglia, ma perché non hanno voglia? Semplicemente essendo nati in una società piena di innovazione tecnologica si hanno continue distrazioni. Inoltre gli studenti non vedono un collegamento diretto fra ciò che studiano a scuola e ciò che c'è nella vita reale. È cruciale anche considerare come molti studenti siano sotto pressione in quanto abbiano eccessive aspettative e mancanza di supporto. Quindi bisogna creare un ambiente accogliente che possa far cambiare lo studio da parte dei giovani. Dai, diciamo le cose come stanno. I giovani non è che non hanno voglia di lavorare, solo che non hanno le opportunità e ovviamente lo Stato vuole questo per me. E diciamo che io sinceramente dopo quello che vedo tutti i giorni io vorrei andare all'estero per farmi una nuova vita e avere molte più opportunità rispetto a quelle che ho adesso. Rega, io ho paura del mio futuro lavorativo in Italia perché le aziende ci sfruttano. Per esempio può cambiare l'orario lavorativo, oppure c'è anche il rischio che ti può cambiare la mansione oppure anche il luogo di lavoro se c'è necessità di farlo. Ma è sempre stato così. Aspetta che chieda a mio nonno. Nonno! Ciao ragazzi, come state? Tutto bene. Piacere, grazie, sto bene anch'io. Prego, si accomodi qua con noi. Grazie, posso prendere la panchina? Ma certo. Bene ragazzi, come state? Bene. Tutto bene. Nonno, prima stavamo discutendo sulla nostra vita lavorativa, ma com'era la tua? Alla vostra età io ero già 3 anni che lavoravo, quando voi avete 18, io lavoravo già 3 anni, sono partito dal mio paesello, mio papà ha deciso di mandarmi qui a Bologna, ma non così, avevo una zia che mi ha preso per un anno in casa, e ho iniziato a lavorare come apprendista in un'azienda metalmeccanica. Io ho iniziato facendo le bobine, ho fatto praticamente il tirocinio, comunque a 18 anni ero già operaio qualificato. Ora noi avevamo proprio il padrone della fabbrica, il cosiddetto padrone, che io devo dire che era una persona squisita e poi è stata anche importante per me, perché mi ha cercato e mi ha aiutato a crescere all'interno dell'azienda. Però una cosa importante ve lo dico per voi, che vale per tutti gli anni a venire, che prima, quando si lavora, bisogna costruirsi una forza contrattuale. La forza contrattuale è quella forza che anche che quando tu lavori, cioè diventi specializzato, qualificato specializzato, e quando vai a discutere e chiedi i tuoi diritti, chi è il tuo interlocutore non ti può dire che non sai lavorare, che non sai fare questo, non sai quello. In quel momento, anche se vieni licenziato, tra virgolette, ma tu sei una persona, non può dire che non sai lavorare. Io ho iniziato nel 68, il famoso 68 che ogni tanto vi viene fuori, e sono iniziate le lotte sindacali, i giovani che volevano i propri diritti, i giovani ma anche gli operai, tant'è vero che nel 72 è stato firmato il primo statuto dei lavoratori. È stato un periodo intenso, bellissimo, perché non solo noi lavoratori
lottavamo per i nostri diritti, ma venivano anche gli studenti universitari, gli studenti delle superiori ad aiutarsi a picchiettare le fabbriche per i nostri diritti. Voglio dirvi questo, che la vita è piena di insidie, ma voi dovete comunque lottare per i vostri diritti, non dovete farvi sfruttare, soprattutto sfruttare, che è una, e ci sono i momenti che vincerete, i momenti che perderete, ma la cosa più importante è che vi sentiate bene voi mentre camminate per fare il vostro futuro. Grazie. Niente, io sono sempre a vostra disposizione, mi raccomando, imparate ad ascoltare e soprattutto la bellezza di questi incontri è che io ho imparato da voi. E per me mi avete dato oggi una gioia immensa, perché il fatto di giovani che vogliono ascoltare un anziano, anche se io non mi ritengo un anziano, però un anziano, 70 anni ce li ho, per capire il suo vissuto anche in pochi minuti è una bellissima cosa, vuol dire che il sentiero è positivo. Grazie a voi. Grazie. Ecco alcuni risultati del nostro questionario. Il 46,2% trova poco soddisfacente l'opportunità di lavoro in Italia rispetto all'estero. L'offerta formativa post-scolastica è considerata poco soddisfacente dal 57,9%. Il 63,2% trova poco soddisfacente la stabilità nei contratti di lavoro.